A Nazaret Dio scelse Maria, umile tra gli umili, e nel suo grembo volle abitasse suo figlio Gesù. A Lourdes Dio scelse Bernadette, umile tra gli umili, e ai suoi occhi, alle sue orecchie, alle sue parole affidò il messaggio trasmesso alla bambina dalla Vergine Immacolata. Un concetto chiave, quello ribadito dal Vescovo diocesano Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giudice ieri sera ai volontari della PUAX di Pagani, incamminati lungo il percorso che porterà l'associazione per il 40° anno consecutivo in quella grotta dei Pirenei dove l'Immacolata Concezione si rivelò a Bernadette. Umile tra gli umili, anzi di più, talmente umile ed insignificante che di certo, ha detto il Vescovo Giudice, noi con i nostri parametri di giudizio non avremmo mai scelto. Dio sì, per scompaginare le carte in tavola, per dare una nuova chiave di lettura agli eventi nella storia. Perché oggi c'è anche questo aspetto, molti si fanno ecoturisti per conoscere, per apprezzare, per un momento di svago, però andare come pellegrini penso che sia tutto un altro significato, perché nell'esperienza della piccola Bernadette ci sono due realtà che oggi rimangono molto presenti, la povertà, la semplicità e la malattia, perché Bernadette era malata da piccola e quindi questa sua esperienza anche dell'incontro con la Madonna dà un significato alla sua sofferenza. E allora andare come pellegrini, capire anche il disagio un poco del viaggio, perché sarebbe più facile raggiungere con l'aereo e con altri mezzi, ma il treno comporta un po' di difficoltà in più. Sicuramente meno rispetto alla difficoltà dei pellegrini che andavano a piedi nelle località dove c'erano momenti forti dell'esperienza cristiana. Forse oggi siamo diventati un poco troppo comodi. Allora non apprezziamo più, non apprezziamo neanche la salute. Ce ne accorgiamo della salute quando cominciamo a perderla. Ci accorgiamo che facciamo vecchi quando diciamo che la giovinezza se n'è andata, anche se qualcuno ci dice che la giovinezza è una malattia che passa con l'età, quindi non ci dobbiamo preoccupare, ma forse recuperare un senso anche di disagio, non voluto, non cercato, non direi un masochismo, ma un accettare nella semplicità anche quel disagio che mi fa incontrare l'altro, perché oggi la grande povertà sono le relazioni. Noi siamo in comunicazione con tutto il mondo, però non sappiamo chi abita di fronte a noi, chi sta sul nostro pianerottolo. Allora stasera parlerò dell'esperienza spirituale della piccola Bernadette, di quella sua esperienza quando dinanzi all'apparizione della Madonna subito mette le mani in tasca e prende il rosario, vuol dire che era abituata a dire il rosario, la preghiera, e poi tutta la sua vita è una vita di sofferenza. Lei ricorderà più di una volta ciò che la Madonna le aveva detto: non ti prometto la felicità in questa vita ma nell'altra. Oggi su quest'altra vita io penso che c'è un punto interrogativo o esclamativo. Molti pensano che tutto si racchiude nel frammento del tempo. Sì, questo è un momento importantissimo che ci avvia a questo traguardo di 40 anni di pellegrinaggio a Lourdes. E 40 anni non sono pochi, sono tanti, ma non sono neanche tanti. Se si ci va veramente con fede, con ardore, con amore, è qualcosa che dà forza. E poi è nello spirito dell'apostolato e della pignola ammalata di Cristo Salvezza, che vive proprio secondo il carisma del suo statuto di svolgere il suo servizio presso i più indifesi, i più deboli, gli indigenti, ma soprattutto tutti coloro che portano nella carne o nello spirito i segni dell'umanità decadente, cioè la sofferenza. E quindi noi dobbiamo essere testimoni dell'amore del Cristo sofferente che ha salvato e redento il mondo.